da lì, quindi è molto contento di andare. E insomma ci sarà grande qualità anche a Parigi. Eddington l'abbiamo sentita poc'anzi, Korzeniowski in precedenza. Chi è a Roma quasi sicuramente fa il bis a Parigi. Edizione di alta qualità, quella 2011 degli internazionali d'Italia di nuoto, altrettanto evidentemente sarà quella di Parigi, gli Open di Francia, dove i padroni di casa cercheranno di schierare il meglio a disposizione, anche perché per loro, per la nazionale transalpina, sarà l'ultima occasione prima del trasferimento a Shanghai per il mondiale. Dal 100 dorso donne ci giriamo sul 100 dorso uomini e qui c'è soltanto Matteo Giordano in corsia 9 per l'Italia. Giordano che ha strappato la qualificazione ai danni di Mirko Di Tora, un po' leggera la prestazione del bolognese in mattinata dopo aver dimostrato un buono stato di forma ieri. Questa mattina l'ha presa sotto gamba ed è stato beffato. Campo comunque potentissimo quello del dorso del Sette Colli, tanti gli atleti molto interessanti da seguire. Kroos Liesen nelle prime due corsie, Liam Tacock, il campione del mondo dei 50 e primatista del mondo, è stato finalista nel 2009, qui anche nei 100 senza risultati strepitosi, ieri terzo però nei 50, vinti da Ashwin Wildeboer che gareggia in corsia 5. In corsia 6 c'è Aristideis Grigoriadis, anche lui plurititolato, Nick Driebergen, Benjamin Stasiuli e il nostro Giordano. Alla virata Wildeboer conferma le sue doti di velocista, 26,16 per coprire la prima vasca, quasi tre decimi il distacco sul sudafricano Kroos. Liam Tancock che prova ad inseguire in terza posizione, ma in corsia 5 Wildeboer sta facendo qualcosa di straordinario e chiude in 53,67 davanti a Grigoriadis e Tancock. Beh, davvero una bellissima dimostrazione di stile e di competitività, un errore abbastanza evidente nell'allungo finale per Wildeboer, l'ha privato probabilmente di una prestazione intorno ai 53 secondi e mezzo, forse addirittura qualcosa di meno. Un forse tempo, qualcosa di meno. Sì, in linea con quanto notato dal giapponesi nelle precedenti edizioni del Mare Nord.